quella di una valvola che permetta all'insegnante di stabilire se fa troppo caldo, fa troppo freddo e poterla chiudere come facciamo tutti quanti nelle nostre case, poter al bisogno tenere acceso se dovesse far freddo, ma chiudere il termosifone nel momento in cui fa, come oggi, tantissimo caldo e alle 8 avevamo già spalancato le finestre. Questo chiaramente il nostro pianeta Terra, al nostro pianeta Terra potrebbe fare solo bene. E avevamo qualche altra cosa da chiedere, non mi ricordo più, c'era un altro aspetto, vabbè, insomma, questa cosa dei termosifoni. E poi noi staremo molto attenti, come è venuto in mente maestra Chiara, staremo molto attenti a tenere le luci spente quando non servono. Facciamo un applauso al nostro sindaco. Va bene, l'impegno per i termosifoni, anche perché al di là di inquinare meno l'atmosfera si risparmia anche un po' di gasolio. Certo, quest'anno certo. Ci è arrivato un conto. Immagino, ma no, davvero, è una. Siamo costretti poi a aprire queste finestre con uno spreco enorme di denaro pubblico, perché il sindaco ci dice che poi devono pagare il gasolio, no? Poi stiamo facendo tanti lavori di efficientamento energetico degli edifici scolastici, sempre per risparmiare più riscaldamento, anche d'estate per avere delle aule più fresche, anche se l'estate la scuola è chiusa, sì. Però nei periodi di primavera o autunnale, insomma, fa sempre comodo. Insomma, ci stiamo spendendo abbastanza nelle scuole e speriamo che i risultati si vedano. Poi il Comune di Campo è particolarmente attento all'ambiente, abbiamo fatto questa ordinanza plastic free per la plastica monouso e entrerà in funzione dal 21 di maggio. Nel nostro comune non si potrà più vendere e commercializzare alcuni prodotti in plastica, che sono i piattini, le forchettine, i bicchierini, le cannucce e i cotton fioc. Sembra una cosa semplice, cioè una bischerata, in realtà è una cosa molto importante, perché da quest'estate l'Isola d'Elba non acquisterà più questi prodotti. Ora, non tutti i comuni dell'Isola d'Elba l'hanno applicata, praticamente, cioè, l'hanno applicata ma con scadenze diverse. Cioè, Capolivere ad esempio inizierà da novembre, Portoferraio dal prossimo gennaio, in maniera tale che verranno esaurite tutte le scorte che sono presenti sull'Isola d'Elba. E, insomma, per me, per l'Elba, per tutti i sindaci, questa è una grande soddisfazione, perché non verranno più acquistati in tutta l'isola questi prodotti. Ora, mentre per la differenziata il nostro comune per ora non è, diciamo, l'eccellenza a livello elbano, siamo al 50%, cioè dei comuni hanno raggiunto l'80%, e questo grazie a Porta a Porta. Quindi vi annuncio in esclusiva ora a voi che siete i più piccoli, che anche il nostro comune da aprile, credo, inizierà il Porta a Porta, e questo ci porterà anche a noi finalmente a una notevole differenziata, tutta a favore del nostro ambiente, che l'Elba è particolarmente imponente, che viviamo su un'isola molto verde in mezzo al mare, e siamo più a contatto diretto e bisogna avere ancora più sensibilità. Quindi ufficialmente prende questo impegno, sì, per la scuola, sì, con tempi? Datemi pratici, tempo di... I bambini sono pratici. Poi abbiamo diversi edifici scolastici. Tempo. Iniziamo. Ora, per me c'erano già, scopro ora invece che non c'erano. No, allora iniziamo. Tempi? Vogliamo una risposta. Domani. Non so il costo, devo capire il costo, le risorse. Comunque, diciamo, iniziamo, e se il costo non è eccessivo... Parla del prossimo inverno. Ormai la scuola è... Dal prossimo anno... Fra un mese vengono spenti. Fra un mese vengono spenti, però abbiamo un mese davvero di spreco. Volevo fare una domanda. Perché rispetto alla media italiana siete arrivati così tardi per quanto riguarda la differenziata e il porta a porta? Cioè, siete indietro di 10-15 anni rispetto, non è vero, perché rispetto a una media di Firenze porta a porta non c'è. Ho fatto un giro quest'inverno in Emilia Romagna, ho visto un sacco di cassonetti, forse è il nord Italia. Io sono del sud, da me si fa da 10-15 anni.
In alcune zone si fa già da... No, volevo capire il perché, insomma, ci sono questi ritardi rispetto alle medie nazionali, anche alcuni luoghi d'Italia. Non mi risulta che siamo questi ritardi. Mi dispiace, ma per esperienza personale, sono stato diverse volte in Puglia, cioè rifiuti ovunque, insomma... Vabbè, io vengo dal Sannio, la facciamo da 15 anni, 10. Vabbè, l'abbiamo raggiunto. Al sud, però ci sono anche altre realtà che... Guarda Napoli, insomma, non è che noi 50%, cioè a livello urbano mi sento un po' indietro, però insomma a livello nazionale non è poi così male come risultato. Ricordiamoci sempre i 17 obiettivi che ci hanno dato entro il 2030. Va bene. Grazie bambini. Grazie a tutti. Mi raccomando, scuola, state bene.